ci avessero chiesto quest'anno quale fosse la moto che più di ogni altra necessitava di avere uno sviluppo ulteriore o di un miglioramento, probabilmente l'ultima super sportiva 1000 della lista sarebbe stata la RSV4, l'unica ad avere un V4 compatta, leggera, tremendamente efficace in pista. Eppure ci troviamo oggi ad osservare la nuova versione che si avvale del nuovo controllo della trazione, nuovi pneumatici, una testata rivista, lubrificazione, cambio, molto altro, ma soprattutto la PRC. Ne parliamo con Umberto Basso, product manager del gruppo Aprilia, che ci illustrerà qualche dettaglio di questa moto e soprattutto la filosofia costruttiva in base alla quale avete deciso di portare questo nuovo modello sul mercato. Sì, hai detto bene tu Lorenzo, effettivamente la nostra moto non è che avesse bisogno di essere particolarmente rinfrescata, perché è arrivata sul mercato ad aprile del 2009 e ha ridefinito un po' gli standard, soprattutto dal punto di vista meccanico, con soluzioni tecniche estremamente d'avanguardia, un motore V4 molto stretto che ha permesso di costruire attorno una ciclistica estremamente sincera ed efficace. Però noi in aprile non ci accontentiamo, quindi questa leadership meccanica oggi la vogliamo ribadire e la vogliamo coniugare anche una leadership elettronica, ed è per questo che presentiamo la nuova versione con la PRC, che è un acronimo che sta per Aprilia Performance Ride Control, e che è un nuovo sistema in grado di cucire addosso a qualsiasi tipo di pilota la moto per poterne sfruttare appieno il potenziale. La logica questa è una moto nata per la pista, il nostro obiettivo che abbiamo dato ai nostri tecnici era molto chiaro: noi vogliamo la moto più veloce in pista. E questo sistema estremamente complesso di derivazione appunto dal racing, perché non dimentichiamo che questa moto è fresca vincitrice del campionato Superbike con Max Biaggi, sia il titolo costruttori che il titolo pilota, già al secondo anno, quindi molto in anticipo rispetto alla programmazione. Tornando al nostro sistema, la PRC è coperto da 3 brevetti e si compone di un traction control molto, molto evoluto, di un launch control che consente di ottimizzare la prestazione nello scatto dalla griglia di partenza, e di un wheelie control che controlla l'impennata in maniera non invasiva e senza disattivare il traction control. E poi è dotata anche di quick shift. Per la prima volta di serie abbiamo una gomma posteriore da 200/55/17 bimescola, estremamente performante, sviluppata in collaborazione con Pirelli. E quindi è una moto assolutamente al top per quel che riguarda dotazioni, performance e prestazioni, e come dicevo prima la logica è quella di adattarsi a chiunque, quindi abbiamo un sistema completamente regolabile, 8 livelli di traction control, dall'8 all'1 per clienti dalle esigenze più svariate. Si può proprio fare pratica con questa moto e spingersi sempre di più verso il proprio limite, verso il limite della moto, così come regolabile sono pure il controllo di impennata e il launch control. Proprio il controllo della trazione abbiamo scoperto essere estremamente flessibile, può essere presa da una sorta di neofita che ha pagato la moto numerosi soldi e che non può permettersi magari di farla cadere in pista. La paura della pista spesso per chi acquista queste moto è proprio questo: i danni economici che si possono fare su un oggetto come questo, che ha un costo piuttosto elevato. Il controllo di trazione permette anche a un neofita di poter girare in pista con una certa tranquillità e soprattutto di evitare quelle situazioni di pericolo, le perdite del posteriore, che sono un classico su delle moto tanto potenti per delle persone non abituate a gestire questo tipo di potenza. Abbiamo visto che da 8 livelli è facilissimo gestire il posteriore, c'è un taglio notevole che a volte può anche dar fastidio ad un pilota esperto, ma ad uno meno esperto dà una decisa mano, un aiuto importante. Sì, a proposito di questo taglio, il nostro sistema ha un brevetto per cui in realtà si gestisce ancora una soglia tra un livello minimo e un livello massimo, quindi il pilota ha realmente in mano una certa derapata. E poi è chiaro che adattandosi un po' e apprendendo man mano il sistema si può acquisire sempre maggiore sicurezza nell'ottica di quanto stavi spiegando tu. Perfetto, ringraziamo quindi Umberto Basso e continuiamo il nostro test. Dal display possiamo selezionare le modalità di intervento. Questo è il wheelie, che gestisce il tipo di impennata, il launch control, launch setting,
mentre invece ancora più facile è partire dalla schermata principale, che in questa abbiamo T e il livello del traction control posizionato su 3. Questo 3 può essere alzato comodamente fino al livello 8 con questo pulsante che è qui. La bellezza di questo sistema è che è facilmente gestibile anche in movimento, addirittura si può variare nello stesso giro più volte, tra una curva e un'altra, magari una curva sporca, una curva con molto grip, possiamo selezionare il livello più alto o un livello più basso, sempre dal semimanubrio sinistro, quindi senza lasciare il manubrio, con l'indice nella parte posteriore del semimanubrio abbiamo il tasto meno qui dietro, nella parte bassa con il pollice abbiamo il tasto più. Questo tipo di cruscotto è il cruscotto racing, che ha minima in basso la velocità, la temperatura del motore in bella evidenza, il tempo sul giro, la marcia inserita, la mappa, qui la mappa T e la mappa track, perfetta per il circuito. Abbiamo altre due mappe, quella tour stradale e quella rain, e poi il livello del traction control, bene visibile, quindi anche in frenata o in rettilineo possiamo controllarlo tra una curva e un'altra facilmente monitorizzando questa fase.